Bambino è raffreddato. Oh, ti serve una medicina. Cosa? No, no, non voglio! Come posso fargli prendere la medicina? Ma certo, una bibita! Rimedio infallibile! Devo fare qualche piccola modifica, però. Tipo ritagliare un piccolo ingresso, così posso nasconderci lo sciroppo. Ecco fatto, non se ne accorgerà. Metto anche una cannuccia. Guarda, caro, che cosa ha per te la mamma, una bibita? Una bibita! Grazie mille, mamma! Una deliziosa ciotola di cereali! Ecco a te! Mangiali tutti! No, non credo lo farò! No! Woohoo! Perché l'hai fatto? Basta così! Aspetta, ho un'idea! Prenderò un pezzo di spago e lo userò per tenere i cereali. Alternerò i colori per creare una bella collana. Perfetta! Ecco a te! Wow! Ho una collana! E sembra buonissima da mangiare! Fantastica! Grazie, papà! Wow, sono uno schianto! Avrò milioni di like. Oh mio Dio! Chris, guarda questo video! Wow! Come va? Yuhuu! Una ciambella! Woohoo! Voglio farlo anch'io! Devo fare meglio di lui, vediamo! Ci sono! Prima gli accessori giusti! E adesso diventiamo virali! Dove sono gli occhiali? Oh, eccoli, mamma! Grazie, caro! Oh, come sono ridotti male! Non posso indossarli! Oh, non diventerò mai un influencer! Aspetta, ma forse ho un'idea! Sono un genio! Ecco come ridare nuova vita ai vostri vecchi occhiali da sole! Basterà un po' di smalto per unghie sulle lenti! Così, bisogna fare attenzione, deve essere uniforme! Poi con un pennellino aggiungiamo anche un pochino di bianco, in questo modo, vedete? Qualche piccolo tratto sopra lo smalto. Stessa cosa con il giallo e con il blu. Adesso i miei occhiali sembrano ciambelle. Niente male, vero? Chris tesoro, giri tu il video. Oh sì! Riprendi il mio profilo migliore. Wow, mamma, sei popolarissima, fantastico! Ma come? Che cavolo! Ah! Mi sento uno schifo! Essere malati fa schifo! Mamma, guarda, sto male! Ho visto di peggio. Alla tua età niente mi impediva di andare a scuola. Alzati! Ti farà bene prendere una boccata d'aria. Ti sentirai subito meglio, tesoro! Dovrebbe essere più furba come me. Questa piuma mi tornerà utile. Era uno starnuto! Lascia che mamma dia un'occhiata! Oh no, la mia bambina è malata! Devo andare a scuola! L'unico posto dove andrai adesso è a letto! Grazie, mamma! Troppo facile! Sul serio? Ma come? Mi annoio un sacco, ma almeno sto bene con i miei baffoni! Ehi, Cheryl! Ehi, ciao! Non volevo che mi vedesse così! Che bello sedermi vicino a te, la mia parte preferita della lezione. Grazie, sei gentile. Pensavo che potremmo uscire, magari andiamo al cinema o che so io. Sì, mi piacerebbe. Ottimo, è fatta. Cioè, volevo dire, non vedo l'ora. Ti darò il mio numero.
Aspettate! Wow, non ci posso credere! Non ti volevo impietosire, insomma, grazie. Chiamami. Questa lezione è la mia preferita. Lui è così carino. Oh oh, che sta succedendo? No, eh? Che vuole fare? Dai qui. No, mi serviva. Come farò adesso? Ma certo, torno subito. Dove sarà andato? Cheryl, tutto bene? Oh, eccoti. Allora, come dire, insomma, mi ridai il tuo numero? Ok. Che fine ha fatto l'altro foglietto? La prof l'ha sequestrato. Ok. Ecco a te. Grazie, sei un angelo. A dopo, Chris. Questo foglietto io non ci separeremo mai più. Che meraviglia! Non posso crederci, uscirò con Chris. Ehi, ma... dov'è il foglietto? Era proprio qui! No! Deve essermi caduto! Non ci credo, non è possibile! Tutto questo è un vero incubo! Devo trovarlo! Dove sarà? Deve per forza essere qui da qualche parte! Che tragedia! Un momento! Wow, che stai facendo? Ti prego, non ridere! Vedi quel foglietto? Fammi indovinare! Mi è scivolato via dalla tasca, insomma, mi ridai il numero? Non ho altri foglietti, ma scrivimelo qui. Così non lo perderai, almeno spero. Falsolletico. Ok, a posto, grazie, ti chiamo dopo. Se lo dici tu. Torta. Eccomi a casa con il numero di Chris, che felicità! Mi devo dare una rinfrescatina. Saremo una coppia perfetta. I nostri bambini saranno bellissimi. Forse sto sognando troppo ad occhi aperti. Non siamo mica sposati, non ancora. Non vedo l'ora di telefonargli. Mi sembra un sogno. Ah. Oh no! Si è cancellato! No! Perché tutto cospira contro di me? Non è giusto! Tesoro, qualcosa non va? Ho perso il numero di Chris. Non potrò mai più telefonargli. Chris, chi è Chris? Ma sembra un bel problema. Aspetta, ci penso io adesso. So cosa fare per rimediare, torno subito. Lei chi è? La prego, non mi faccia del male. Finalmente sono entrata in tutte le case del vicinato. Scrivi il tuo numero su questo bracciale. Cosa? Scrivi il tuo numero? Tranquillo, non lo voglio io. Lei è la mamma di Cheryl? Ora capisco. Se faccio come dice, mi lascerà in pace? Puoi scommetterci. Ecco il numero, allora. Lo prenda e se ne vada, per favore. Capisco perché piace a mia figlia, grazie. Però strano forte. Ma no, il numero di Chris! Come ci sei riuscita? Farei qualsiasi cosa per renderti felice. Non lo dimenticherò mai, mamma. Figurati, tesoro. E via! Ciao ragazzi, oggi sono in cucina, sto dando il massimo. Visto che roba, sì! Sono un cuoco fantastico! Oh, nemmeno un like! Che avrò sbagliato? Ehi Jake, va tutto bene? Che è successo? Il mio video ha avuto 0 like! Fa vedere. Non mi stupisce. Mi dispiace tesoro, ma pensavo di essere bravo. Forse posso aiutarti. So io cosa fare. Fidati di me, va bene? Mi serve questo poppet e dei marshmallow. Riempio il poppet con i marshmallow. Ecco l'ultimo. Ho riempito di cioccolata questa sacca, spargo la cioccolata sul poppet. Devo assicurarmi di coprire bene il tutto. Ora lascio riposare. Niente male, eh? Rovesciamo e togliamo tutto via dal poppet. Proviamo ancora, ok? Guarda qui, Jake. Cos'è? Wow, mamma, l'hai fatto tu! È fantastico! Ora piovono like! Te li meriti. E questo è per te. Davvero? Grazie! Ma quanto è buono! Quanto adoro i lecca-lecca! Gnam gnam! Oh, mamma è tornata con la spesa!
Sono un drago in questo videogame, batto tutti! Oh, ehi, ma cosa? Justin, quante caramelle hai mangiato? Scusa, mamma, se vuoi ti do questo. Ma no, finiscilo. Ah, oh no, il mio lecca-lecca! È caduto, si è rotto, no, il mio lecca-lecca! Oh, piccolo, mi dispiace. Fa niente, dai, su. Ascolta, la mamma ha un'idea. Vuoi una bella arancia, forse? No! Oh, ma che posso darti? Ci sono! Un po' di zucchero risolverà tutto e via! Nel microonde! Basterà tenerle dentro per un minuto circa e sarà sufficiente. Ecco fatto, diamo un'occhiata. Ottimo, lo zucchero si è sciolto come volevo. Adesso prendiamo degli stampi e un bastoncino e mettiamo una fetta d'arancia. Versiamo sopra lo zucchero sciolto. Visto? Fatto, perfetto! Lasciamo riposare un po' ed è tutto pronto, possiamo toglierli dagli stampi. Fantastico! Ho preparato dei lecca-lecca alla frutta, tesoro. Guarda che buoni! Wow, nuovi lecca-lecca tutti per me! Sono buonissimi, grazie mammina! Non c'è di che? Cosa mi metto oggi? Guarda che bei cosmetici, posso provarli, mamma, ti prego! Sì, ma non sporcare in giro! Non te lo posso garantire! Cos'è che ha detto? Smettila di agitarti! Basta così! Ma ho truccato papà, è così bello! Oh, ciao tesoro! Questo non va bene, anche se... fa risaltare gli occhi, direi! Dovrei dormire, ma non riesco proprio a smettere di giocare! Certo, ci sono quasi! Sono così stanca! Devo dormire un po'! Già! Per quanto ho dormito? Ho altri 5 minuti! Tesoro, devi alzarti! Devo? Sì, è ora di andare! Ma ho tanto sonno! Voglio solo tornare a letto, come faccio? Aspetta! Sì! Posso usare questo ketchup! Ne metterò un po' sotto il naso, questo dovrebbe andare! Bene, papà sta tornando, vado! Oh, il mio naso! Sono stato io. Oh, mi dispiace, tesoro. Che dolore! È stato un incidente. Aspetta. Ci è cascato. Ecco, assorbiranno tutto il sangue. Il tuo vecchio non è così stupido, eh? Una vera delizia. Potrei mangiare fino a scoppiare. Ho fatto qualcosa di buono anch'io. La mia torta è perfetta. Sembra buonissima. Cosa? No, non mangiarla! Oh? Ma che è successo? Non puoi mangiare la sabbia! Ecco, guarda, prendi questo! Oh, grazie, papà! Ci è mancato poco! Che cosa ho in tasca? Ho avuto un'idea! Ta-dan! Benvenuti nella cucina di papà! Ho un frullatore e un sacco di crackers! Diamoci da fare! Metto i crackers nel frullatore. E ora frulliamo. Guardate come frulla! Che aroma! Ora verso tutto quanto in questo piatto. Così dovrebbe bastare. Un altro grande classico di papà. Mwah! Au revoir! Guarda, Sunny, ho qualcosa per te. Oh, mi piace! Ecco, tieni. Ma assomiglia alla sabbia. Però posso mangiarlo. Mi piace. Mindy, mettila via. Puoi contare su di me. Fatto. Sei di grande aiuto. È divertente. Che cosa hai fatto? L'avevo appena stirata! Non mi hai detto di piegarla. Non preoccuparti, va bene così.
Mindy? Allora puoi piegarla? Certo, se mi mostri come fare però. Seguimi, piegala a metà. Ok? Ci sono. Dopodiché piega le maniche a triangolo. Finora tutto bene. Poi un'ultima piega. Così? No! Mi arrendo. Deve esserci un modo più semplice. Aspetta. Credo di aver trovato. Devo svuotare questa scatola. Oh, anche tu puoi andare. Ok, ricominciamo. Con una scatola? Guarda bene. Prendo un grande pezzo di cartone e lo taglio in questo modo. Metto una maglietta al centro, così, e ripiego i lembi. Poi quello inferiore. Ed ecco una maglia perfettamente piegata. Wow, sembra facile! Posso provare, mamma? È divertente! Ed è così veloce! Guarda, mamma! Ottimo lavoro! Sapevo che avrebbe funzionato. Pow, pow, pow! Oh, ecco la parte difficile. Devo concentrarmi. Jasmine, è pronto in tavola? Sono impegnata adesso. Non è una risposta carina. Non sono affatto contenta. Forza, su. Volevo continuare a giocare. Aspetta qui. Ah, un profumo delizioso. Porridge, il mio piatto preferito. È una mia ricetta segreta. Nessuno riesce a resistere. Jasmine, dove è andata? Non ci credo. Che intenzioni hai, signorina? Non puoi giocare ai videogiochi tutto il tempo. Wow! Sì, sono divertenti. Oh, lo vedo. E posso provare? Fregata, adesso andiamo. Oh, mi hai ingannato. Sta qui e non muoverti. Ma non mi piace il porridge. Lasciami finire la partita. Mangia il porridge grumoso, volevo dire delizioso. Ti guardo, eh? Come un avvoltoio con lo sguardo laser. Dov'è l'armadietto? Ah! Oh, ma come? Sto facendo del mio meglio. Voglio dire, basta guardarlo, è delizioso. Ma che posso fare? Oh, sono bloccato. Un momento. Non di nuovo. Questa volta starai ferma qui. Fidati, intanto fatti mettere questa. Che stai facendo? Sono in trappola, perché l'hai fatto? Mangia il porridge. Fiu, è stato un lavoraccio. Mi sono meritato un caffè. Buono, vero? Vorrei mangiare qualcos'altro per colazione. Buongiorno, tesoro. Non giocare con il cibo, su. Mangia. La colazione è il pasto più importante della giornata. E non c'è tempo da perdere. Sbrigati, non vorrai mica far tardi a scuola? Sì, sì. Che sta facendo? Fa freddo fuori, avrai bisogno del cappello. Mamma, posso vestirmi da sola? Non dimenticare la sciarpa. Mamma, non sono una bambina, è umiliante. Ecco qui. Ecco la tua borsa, tesoro. Dai, ti porto a scuola. Mi tratta sempre come una bambina. Ecco, ho avuto una grande idea. Posso usare questa gelatina per saltare la scuola. Funzionerà. La verserò nei cereali così. Dovrebbe bastare. Dovrò mescolarla. Devo essere veloce. È davvero orribile. È perfetto. Quasi fatto. Ups, devo fare attenzione. La mamma sta tornando. Adesso devo fingermi malata. Tesoro, stai bene? Oh no, poverina. Devi andare a letto. Penso di sì, mamma. Avanti. Ha funzionato. Tanti auguri a me. Buon compleanno, tesoruccio. Grazie, papà, sono emozionatissima. Spero ti piaccia. Wow, stai scherzando! Un lecca lecca per me! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Grazie, papà, sono felice! L'ho cercato dappertutto, spero sia quello giusto. Il mio preferito, come facevi a saperlo? Sunny, attenta!
No, no! Fa qualcosa, ti prego! Ci sono! Mi è venuta un'idea. Mi servono dei palloncini. Proviamoci! Leggo il filo del palloncino al bastoncino del lecca-lecca, così non cadrà più. Perfetto! Wow, sono un genio! Eccolo che parte! Wow, guarda che roba! Grazie, papà! Ho fatto il mio lavoro! Se lo lascio non cade! Vola! Usciamo a fare due passi, papà! È il compleanno più bello di sempre! Guarda cosa faccio! Oh, ma che ti salta in mente? Beh, torna giù, no? Ciao, lecca lecca! Ciao, fai buon viaggio! Come dici, sconti dal ferramenta? Papà, ti piace il mio disegno? Bellissimo, tesoro! Ma che hai fatto alla maglietta? Ho provato i colori! Oh, tua madre si infurierà! Vi lascio da soli per qualche ora ed ecco che succede! Scusa! Colpa mia, vacci piano con lei! Non posso permetterlo! Dobbiamo cambiare maglietta! E basta colorarti i vestiti, ok? Sì, papà! Disegnare però è divertente! Oh, ma guarda la mia piccola artista! Guarda, papà! Oh, ma dai! Ops! Ah, qui ci vuole un'idea creativa! Ci sono! Ho trovato! Ecco qui, un bel grembiulino! Grazie, papà! Ah, un attimo! Jennifer? Ok, fammi vedere il disegno! Wow, bellissimo! Questo lo appendiamo e senza sporcare! Che bel disegno! Eccoti la merenda, tesoro! Buona, gustosa e salutare! Ma cos'è? Voglio i dolci! Beh, ok, vediamo che c'è qui. Ah, sì, può andare. Solo uno, però. Ecco qui, Sunny, un dolcetto per te. Solo uno, ok? Grazie, papà! Prima prendi l'uva. Va bene. Brava, bambina. Sì, come no, ti piacerebbe. Non voglio questa roba. Dolcetti buonissimi. Papà non lo scoprirà mai. Ne mangio solo un altro po'. Sono troppo buoni. Oh no, li ho mangiati tutti! Papà si arrabbierà! Devo escogitare qualcosa! So cosa fare! Ok, io e l'uva non andiamo d'accordo, ma per una volta... Scartiamo il dolce, mettiamo l'uva nella carta, in questo modo... Avvolgiamo la carta intorno al chicco, poi chiudiamolo bene all'estremità. Continuiamo così con tutte le carte fino a riempire la ciotola. Niente male, non si nota niente, rimetto a posto la ciotola adesso... Oh no, papà sta tornando! Devo fare finta di niente! Qualcosa non quadra qui. Oh, hai mangiato tutta l'uva, ma che brava! Te l'avevo detto che era buonissima. Torno subito. Sunny merita un premio. Le darò qualche altro dolcetto. Visto che hai fatto la brava, ti sei meritata altri dolcetti. Grazie! Sai, forse anche papà si merita un premio. No, no, ti prego! Ah, no, vabbè. Oh, per un pelo. E con questo che ci faccio? Bleh. Oh, la mia bambina sta crescendo così in fretta. Spero che le piaccia il regalo. E adesso la torta di compleanno. Ma quanto è bella! Ah, non vedo l'ora anche di assaggiarla. Oh no! Cos'è stato? No! Ho rotto la candelina! E adesso? Non posso metterla sulla torta! Che cosa posso fare? Oh, mi consolo con una caramella intanto! Oh, però! Somiglia un po' a un 5! Forse ho un'idea!
Ma sì, so cosa fare. Proviamoci. Prendi un verme gommoso e disegnaci sopra con la penna 3D. Disegna delle piccole spirali sulla caramella. Continua fino a coprirla tutta. Eccole qui, piccole spirali carine. Vedi? La caramella deve avere la forma giusta ed ecco che cosa otteniamo. Adesso puoi rimuovere la tua candelina fai da te in questo modo. Pronta per la torta. Wow, è proprio carina! Esprimi un desiderio? Sì, buon compleanno! Per me! Oh, mi sto annoiando un sacco. Papà, non ti addormentare, mi annoio! Aspetta, ora ti sveglio io. Sveglia! Mi hai fatto prendere un colpo! Guarda, ho un puppet gigante a forma di farfalla, ci giochiamo? No, grazie, non ci trovo niente di divertente. Voglio solo... La 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 la, suono le maracas e canto! Ah, insomma, smetti di fare chiasso. Non ha funzionato. Ecco, tesoro, guarda, un qualcosa per farti divertire. Sì, disegnare, che bello! Da grande voglio fare l'artista. Papà, grazie per la bella idea. Finalmente potrà giocare in silenzio. Disegno un bel sole. Oh! Wow, non mi serve la carta per disegnare. Fermo così, papà. Che sta succedendo? Oh? No, 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 no! Hai sporcato tutta la casa! Oddio, era solo un sogno. Ciao, papà! Che sollievo, pensa che incubo. Un momento, che stai facendo? No, non se ne parla neanche, devo rimediare subito. Ecco, così dovremmo risolvere il problema. Guarda, tesoro, il tuo piccolo studio artistico. Ecco, brava, mettiti seduta qui un attimo. E papà intanto avvolge tutto con un bel telo di plastica. Ancora un po', qualche giro in più. Ecco fatto, puoi scatenarti qui dentro. Divertiti, piccola, intanto papà guarda la partita. Bello, disegno anche qualche fiorellino. Wow, bel tiro, ha quasi segnato. Oh, ma è fantastico, sto così bene. Mi stanno da favola questi tattoo. Che buona tazza di tè. Oh, ma che hai fatto? Oh, ciao mamma, che te ne pare? Non credo ai miei occhi. Mamma? Ehi, torna tra noi, che ti prende? Che mi prende? Ti sei guardata? Sembra che ti abbiano disegnato sopra degli scarabocchi. Sei ridicola. Sono su tutte le furie adesso. Questo è troppo, vieni con me. Pianta la mamma! Che ti ha fatto tutto questo, eh? È così imbarazzante. Va bene, ecco, è stata lei. Chi? Quella? Oggi sono ispiratissima. Ho due paroline da dirle. Andiamo su. Siediti. Salve, posso aiutarvi? Credo che tutto questo sia opera tua. Che sta succedendo? Guarda la mia povera bambina! Sei stata tu, è un vero schifo! Beh, a me piace. È sempre così? Fossero belli almeno, sono scarabocchi! Che cosa hai intenzione di fare in proposito? Mi sta facendo venire il mal di testa, silenzio! Non è un gran problema. Sono adesivi. Visto? Ne vuoi anche tu? Adesivi? Ma non capisco. Vuoi dire che... si tolgono? Oh, caspita, mi sento a disagio, mi dispiace tanto. Ti sarò sembrata una vecchia pazza. Sì, ma fa niente. Non hai idea di quanto spesso succeda. Ma perché non hai detto niente? Ho provato, ma mica mi ascolti. Abbiamo finito allora? Beh, dobbiamo rimuoverli comunque. Nessun problema, basta un po' di scotch. Davvero? Come? Metti lo scotch sopra l'adesivo, fai un po' di pressione e rimuovi lentamente, visto? Il tattoo verrà via all'istante. Ecco tutto. Oh, che sollievo. No, già mi mancano. Non posso mai fare qualcosa di carino. Andiamo a casa. Wow, chissà che strazio vivere con quella. Aspetta. Non ci credo. Tutto mi aspettavo tranne che questo. Ah, che gente strana, accidenti. Uff.
L'estate sta arrivando ed è arrivata anche l'ora di nuovi fantastici fai da te. Non trovi i sandali giusti per l'estate? Usa un Pop-It. Metti il piede sopra il Pop-It e ritaglia con cura tutto intorno. Aggiungi un laccio e avrai un bellissimo infradito Pop-It. E potrai anche divertirti. Oh, caramelle, me le mangio tutte! Non così in fretta, conosci le regole. Prima devi finire la zuppa d'avena. Questa? La mamma è impegnata. Devo approfittarne subito. Butto via la zuppa. Sì, nella spazzatura starà benissimo. Ah, pensa di farmela sotto al naso? Adesso gli do una lezione. Che bontà! E adesso sotto con le caramelle. Fermo lì! Hai dimenticato qualcosa? Mangia l'avena. Mamma, ma devo per forza! Certo, per forza. Io sono più furbo di lei. Ciao ciao, zuppaccia. Oh? Questa ciotola è rotta, non si svuota. Non capisco com'è possibile. Che succede? L'unico modo per svuotarla è mangiare. Non è giusto. Va bene. Contenta? Bravo, bambino. Questa lezione è così noiosa. Fate attenzione, ragazze, è importante. Che cos'è? Che sta succedendo? Polizia, nessuno si muova! Oh, pagherò le multe, lo prometto, me ne ero dimenticata! Che cosa? Non mi interessano le multe, sono qui per lei! Gabi? Oh, grazie al cielo! È laggiù! La porti via, agente! Io? Ma non ho fatto niente! Lo dicono tutti, mani dietro la schiena! Ma... ho sempre saputo che qualcosa non tornava! Sul serio, sono innocente! E infatti sono in debito! Questo non mi serve più. Sono un buon poliziotto, eh? Sgancia! Sono soldi meritati. Ecco qua. Grazie. Oh, ehi! Dammi le caramelle. In punizione! No, tutto tranne quello! Stavamo solo giocando. Oh, oh, che bella cenetta romantica. Ma cosa... non è come penso, spero. Tesoro, cara, guarda! Oddio, che è successo? Che orrore! E non abbiamo visto niente ancora. Non mi sento bene. Devo andare in bagno. Andrà tutto bene, ci siamo allenati apposta. Qui è ancora peggio. Guarda il pavimento. Le tracce portano all'armadio. Fatti coraggio, niente paura. Possiamo farcela? Sei pronto? Che buono! Oh, ciao mamma! Ciao papà! Cioccolata! Oh, che sollievo, era solo cioccolata! Ok, il mio panino è quasi pronto, con la salsa piccante come piace a me! E finalmente si mangia! Oh no, sta arrivando Ashley! Meglio far sparire il panino! Papà, ho fame, mi dai da mangiare? Ma certo, piccola, vediamo che cosa c'è di buono. Ecco qui, una zuppa d'avena tutta per te. Ma che schifo, no, non la voglio. Aspetta un attimo, allora torno subito. Wow, ma che cos'è? Un panino, sembra buonissimo. Mi va proprio un bel panino, sì. Che stai facendo? Fermati! Quel panino è mio. Per te c'è un po' di frutta. No e no, voglio il panino! Forse mi è venuta un'idea, sì. Affettiamo un po' di frutta. Cominciamo con la mela. Poi un paio di fettine di kiwi, un'arancia e qualche fragola. Poi un po' di banana. Chiudiamo con l'altra metà della mela e guarda che bel panino ti ho preparato, tesoro! Fa vedere! Buono, lo voglio! Questo è il panino più buono al mondo! Meno male, così papà può mangiarsi il suo. Ce l'ho quasi fatta, ho preso tutti i dolcetti! E fino a qui tutto bene. Abbuffata in arrivo! Sì!
Eccomi nel mio letto con tutto il mio bottino. Quante cose buone! Da quale comincio? Sì, questa merendina mi chiama. Oh no! No! Devo nascondere tutto! Ashley, tesoro? Vuoi una favola della buonanotte? Tesoro, sei sveglia? Eccoti qui, la principessina di papà. Sì, la principessa sono io, certo. C'era una volta un orco che viveva nel bosco. Devo far finta di addormentarmi, così se ne andrà. Oh? Ma che cosa abbiamo lì, eh? Ashley, hai nascosto le merendine qui? Sai che non si può. Scusa, papà, non lo farò più, mi perdoni? Dipende. Quanti altri dolcetti hai nascosto? A quanto pare non ce ne sono altri. Ok, ti perdono, va bene. Intanto la principessa nel suo castello stava per addormentarsi nel suo letto, come la mia principessina. Meglio andare via e lasciarla riposare adesso. Sogni d'oro, principessa. Se n'è andato finalmente, sì! Torniamo al mio tesoro. Shh, non ditelo a nessuno. Ho un sacco di nascondigli segreti qui. E vai, merendine su merendine. Voglio te e anche te. Oh, di nuovo, nascondo tutto. Mi è sembrato di sentire dei rumori. Dorme ancora. Mi sarò immaginato tutto. Oh, per un pelo. Adesso posso abbuffarmi. Questo gioco è divertentissimo. La colazione è pronta. Farina d'avena. Grazie, mamma, credo. Ha un odore terribile. Scusa, mamma, ma no. Sì, invece. Ti piaceva quando eri piccola? Davvero? Sì, beh, in effetti la preparava. Sarà buona. Quanti grumi. Deve essere grumoso. Non esiste che la mangi. So cosa fare. Ho bisogno di questa forchetta. E anche di una lingua finta. Metterò la lingua finta in bocca. E adesso la forchetta. Wow, com'è realistico. Cominciamo. 1, 2, 3. Che dolore, mamma! Che cosa hai fatto? Sta ferma, fammi vedere. Forse non è così male. Smettila di tirare. Ci sono quasi. Ce l'ho fatta. La lingua. Aspetta, hai la mia lingua. Oh, la tua lingua. Mamma! Svegliati, mamma! Oh, accidenti! È tutto ok, la lingua è finta, vedi? Mi sembra tutto assurdo! Basta bere quella robaccia, farai tardi a scuola! Mamma! A scuola si va per imparare, non per altro! Ecco il tuo zaino, vai su! Devo proprio... Guarda che tempaccio! Il temporale oggi, niente scuola! Sì, come no, ti piacerebbe. Mi serve la tenda della doccia. Così fabbricherò un perfetto poncio fai da te. Ripiega la tenda a forma di triangolo e taglia le estremità così. Le forbici devono essere affilate, perfetto. Poi prendiamo due strati di tessuto e li mettiamo uno sull'altro. E sopra ci mettiamo una striscia di carta forno. Uniamo tutto con la piastra per capelli e adesso puoi affrontare il diluvio. Sul serio? Stai benissimo. Sbrigati o farai tardi a lezione. Mi sento ridicolo. Oh, è già mattina. Sono così stanca. Voglio solo stare a letto. Immagino che dovrò alzarmi. Aspetta. Oggi ho un esame. Non ho neanche studiato e adesso come faccio? Penso, no, è inutile. Andrà male. Tanto vale rassegnarsi. Aspetta, ho un'idea. Questo potrebbe funzionare. Oh no, sto così male. Vorrei che mettessero in ordine ogni tanto. Che rumoraccio. Oh, sto malissimo. Gabby, stai bene? Apri la porta, sei malata. Sto bene, mamma. No, tesoro, apri. La mia povera figlioletta. Che cosa ho mangiato ieri sera? Sono troppo sveglia per studiare. Oh no, tesoro, non preoccuparti. La mamma sa cosa fare. Adesso chiamo il medico. Il medico?
No, è tutto ok, mi sento già meglio. Pronto, dottore, ho bisogno subito di lei. Oh, grazie. Che sta facendo? Devo fare qualcosa. Non va affatto bene. Mamma, sto bene, lo giuro. Guarisci presto, sei in buone mani adesso. Una ciotola di vermetti gommosi tutta per me. Un sogno che si avvera. Papà è a casa. Vuoi vedere un po' di magia? Oh! C'è lo spettacolo! Rimarrai a bocca aperta. Usa questi. Un piccolo movimento della mia bacchetta e mettiamo la ciotola sotto al cappello. Wow! Bibidi bobidi boo, non ci sono più! Caramelle sparite! Riportale indietro! Questa è la parte più difficile. Abracadabra! Ma papà, è cacca, rivoglio le caramelle! Te l'avevo detto che era difficile. Bibidi bobidi boo, tornate orsù! No, papà, tutto ma non quella! Scusa tesoro, forse si è rotta. Gommosi vermetti, tornate svelti! Oh, mi spiace. Ma stavo per mangiarli! Oh, ho combinato un pasticcio. Ma forse so come rimediare. Vedrai, papà risolverà tutto, promesso. Prendiamo una bottiglia come questa e poi un cucchiaio di gelatina. Aggiungiamo la gelatina alla bibita, agitiamo per bene per mescolarle insieme e ora mettiamo qualche cannuccia dentro un bicchiere. Versiamo dalla bottiglia nel bicchiere. Le cannucce si riempiranno in questo modo. Mettiamo il bicchiere da parte e ora ci servono una ciotola vuota e una bacchetta magica. Ma anche senza bacchetta basta tagliar via le cannucce e versare i vermetti nella ciotola. Guarda cos'ho qui! Che ne pensi? Sono vermetti gommosi! Che buon profumo! Li assaggio allora! Sono buonissimi! Meno male! Ah. Ecco il mio tesoro! Le mie preziose conchiglie! Sono bellissime! Mi è venuta fame! Cosa c'è da mangiare? Devo inventarmi qualcosa. Mamma dov'è? Un momento! Se non c'è mamma posso svuotare il frigo! Mamma non se ne accorgerà! Wow! Oh, ma dov'è il cibo? Oh no! Le calamite di mamma! Adesso si arrabbierà! Devo rimediare! Ma come? Oh, ma certo! Le mie conchiglie mi aiuteranno! Sono un genio! Incolla un magnete a un sasso. Assicurati che regga bene. Poi comincia a decorare il sasso. Questo lo dipingiamo di bianco. Dobbiamo colorare tutto il sasso. È rilassante, devo dire. Coloriamo tutto quanto e poi lasciamo asciugare. Adesso facciamo un cerchio con il giallo, così. E lo riempiamo. Sembra un uovo. Scatena la tua creatività. Ecco fatto. La mamma non lo noterà, spero. Ah, il mio bel bambino. Oh, per un pelo. Pizza! E vai! Grazie, mamma! Com'è interessante! La bellezza di questo libro è che può trasportarti in un altro mondo! Ehi, Jennifer, qua giù! Ehi! Vuoi uscire di qui? Andiamo! Sì, dammi un secondo! Prof? È un libro meraviglioso! Cos'è questo chiasso? Oh, mi scusi, non è il bagno degli uomini! Niente più interruzioni, quindi come dicevo... Forse le cose andrebbero meglio se facessi i compiti. Deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, uno slime! Sì, potrebbe tornarmi utile! E adesso mi vendicherò. Non se l'aspetta mica. Sarà troppo forte. Oh, ciao! Chiuditi! Devo essere più veloce così. Ah, che schifo! Scusa,
non avevo un fazzoletto. Davvero, puoi scusarmi? Vi avevo avvisato. Chi sta facendo questo chiasso? Prof, guardi che cosa ha fatto, è colpa sua. Ragazze, dovete fare le brave. Shh. Ma sei la peggiore. Rilassati. Ok, mi serve un'altra vittima. Oh, è disgustoso. Scusi, ho l'allergia, posso andare? Sì, va, vai via adesso. Perfetto, me ne vado, grazie. Sì, che ha funzionato. Adesso posso divertirmi. Ehi, sta fermo, caro. Mamma, voglio giocare. Ecco fatto, ho finito, vai pure. È proprio un bravo bimbo. Oh, Chris ha dimenticato il cappello. Oh, è già di ritorno. Ehi, mamma. Oh, come sono stanco. Cos'è successo? Sei un disastro. La partita, ho segnato un gol, ho sete, devo bere. No, ti serve un bagno. Forza, devo pulirti. Oh oh. No, per favore, non il bagno. Mettiti dentro. Su. Oh, finalmente, non hai vie di fuga. Nella vasca, ora. Se lo dici tu. Ho il terrore solo a guardarla. Odio fare il bagno. La mia piscina con le palline è più divertente. A bomba! Ah, è il mio posto preferito. Che stai facendo? È un posto magico. Chris, entra nella vasca. Ma mi sto pulendo, guarda, non ho neanche una macchia. Fermati un momento. Aspetta, penso di sapere come farti cambiare idea. Inizio mettendo del bicarbonato dentro una scodella, poi aggiungo del colorante alimentare rosso. Così dovrebbe bastare, sì. Dopodiché metterò dell'olio d'oliva così e inizio a mischiare tutto, fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati. Ci sono quasi. Sta avvenendo bene. Verso il composto in una formina di plastica, lo appiattisco bene sullo stampo e aggiungo altri colori. Ripeterò il procedimento fino a quando la sfera non sarà del tutto piena, premendo bene per assicurarmi che sia compatto. Farò lo stesso con l'altra metà, dopodiché li unirò. E una volta creata la sfera rimuovo gli stampi. Adesso ho una bomba da bagno. Chris! Non ho fatto nulla! Wow! Fantastica! Dammela! Prima entra nella vasca. Ma sono così combattuto. Va bene, ma non sono contento. Ecco a te. Guarda quanti colori. Wow, fa bollicine! Sembra un arcobaleno, che bella! Wow, è divertentissima! Sapevo avrebbe funzionato. Posso fare il bagno anche domani? Adesso mi piacciono. Sì. Wow, quante belle bollicine. Leggere è faticoso. Ed è ora di pranzo, sì. Vediamo cosa c'è di buono qui dentro. Oh, yogurt. Jennifer, guarda che buono. Oh, sì. Ecco a te, piccola. Adoro lo yogurt. No! Che disastro, papà! I miei splendidi baffi, tutti sporchi. È rimasto un po' di yogurt. Tranquilla, cara, tutto a posto. Un attimo, mi do una pulita. Ma guarda! Sì, ho un'idea! Qualcuno voleva un po' di yogurt? Ecco a te. Basta spremere un po', ho visto? E sembra buonissimo. È buonissimo. Hai visto che bravo papà? Salve, ecco i vostri piatti. I tuoi noodles, piccolo, e i suoi noodles, signora. Ehi, perché ci ha dato delle bacchette? I noodles si mangiano così, tesoro, vedi? Provaci. Però sono buoni, vero? Tesoro, non devi usare le bacchette in quel modo. Ma sono un tricheco. Sì, ok, ma devi mangiare i noodles, va bene? Va bene, li mangio con le bacchette.
Ma mi sono caduti, mamma! Ho fame, voglio mangiarli anche io! Dai, ci riprovo, stavolta ce la farò! No, niente, mi cadono sempre, stupidi noodles! Stupide bacchette! Via, sparite! Noodles! Buonissimi! Justin, che stai facendo? Ridammi i miei noodles! Oh, mamma! No, me li hai fatti cadere! Va tutto bene qui? Oh, capisco. Tranquilli, so io che fare. Ecco un'altra porzione di noodles e delle bacchette speciali per te. Wow, ma è un orso! Che belle bacchette! E guarda, adesso riesco a usarle, mamma! Sono buonissimi i noodles! Questa anguria sarà uno spuntino delizioso. Mamma, posso andare a giocare? Mamma! Wow, posso avere una fetta? Ma certo, caro! Oh, guarda che tempaccio! Ti bagnerai tutto! Prendi l'ombrello. Ok. Ciao, mamma! Mi sento così adulto! Jasmine, guarda un po'! Oh, ciao! Sì, bell'ombrello! Ma il mio ombrello è a forma di papera! Non è giusto, torno a casa! Jasmine ha sempre cose bellissime! Wow, quante fette d'anguria! Oh, sei a casa? Che cosa c'è che non va, Chris? Dove hai preso tutta questa anguria? Comunque, Jasmine ha preso in giro il mio ombrello, è stata cattiva! No, non è carino, ma tranquillo, prendi un'altra fetta, tesoro! Sai sempre come sollevarmi il morale! Grazie, prendi questo! Non è poi così male. Nel frattempo sistemo l'ombrello. Diventiamo creativi. Oh sì! Colorerò l'ombrello con dello spray verde, facendo attenzione a non lasciare vuoti. Wow, mamma, è bellissimo! Dammelo! Alcune sfumature di verde più scuro e rosso all'interno ed è pronto! Wow, Jasmine sarà invidiosa! Presto, vai! Grazie, mamma! Qua che sono una papera! Oh? Che anguria gigante! Ah, ed è tutta mia! Non vedo l'ora di mangiarla! Tu verrai con me! Giù le mani! Ti piace il mio ombrello? Sì, è molto carino! Questo non mi servirà più! Posso venire lì sotto? È fantastico! Non ho tempo adesso, mamma! Ma devi metterti la giacca! Mamma, non ho mica 2 anni! Non vorrai buscarti un raffreddore! Ti sta così bene, poi? Mamma, la smetti! È veramente imbarazzante! Dai, mettiti questa! Così va meglio, così calda e comoda! E fammelo dire, anche alla moda! Mi prendi in giro, sì? Ah, datti una mossa! Non metterò mai questa roba! Non puoi costringermi! Che cos'ha che non va? Metterò questa invece! Visto, si intona tutto il resto, a dopo! Mettiti una sciarpa almeno! Oh, fiato sprecato, mica mi ascolta! Vedremo chi ha ragione! Ah, non è calda come pensavo, il vento oggi è gelido! Ma chi se ne importa, sono uno schianto! Ci siamo tutti, cominciamo! Non mi sento bene! Oh, Cheryl, sei malata? Fuori di qui! Speravo che lo dicesse! Prendo le mie cose e me ne torno a casa! Non vorrei mica contagiare tutti! Forse mamma aveva ragione! Ah, falso allarme! Metto i libri nell'armadietto e me ne vado! Oh, adesso devo anche ripulire tutto quanto! Ci penserò un'altra volta! Che piacere vederti, stai una favola! Che gentile! Dico sul serio, mi piace un sacco, Cheryl! Oddio, sto finalmente per baciarla! Oh, 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 ma che schifo! È così romantico! Oh, mi viene da vomitare, stai indietro, prendi! Chris, che cosa ho fatto di male? Oh no, peggio di così! Che giornataccia! Meno male che sono a casa, voglio solo mettermi a letto! Possibile che succedano tutti a me? Ciao, mamma!
Già a casa? Mi sento malissimo. Tieni, ti farà stare meglio. Dici davvero? Proverò di tutto. Wow, quanta roba c'era nel naso. Mi sa che ho perso l'appetito, scusa mamma. Ti avevo detto di mettere quella giacca. Ho chiesto scusa. Non sono arrabbiata con te, voglio solo farti stare meglio. So cosa funzionerà. Noè, allontana quella roba da me. Rilassati, non è così male come sembra. Fidati di me, so cosa faccio. Metto del sale dentro l'acqua calda. Così dovrebbe bastare. Ora riempio la siringa. Questo farà passare tutto. Sta ferma, te la spruzzo nel naso. Questo scioglierà tutto quel muco orrendo. Wow, funziona davvero! Respiro di nuovo, grazie mamma! Dove stai andando? Non mi serve questa giacca! Chris, sono guarita! Incredibile, perché perdo tempo. Prendiamo un grosso giocattolo Pop-It. Versiamoci sopra dello zucchero a forma di numero 5. Con calma e precisione. Poi sciogliamo lo zucchero e facciamolo asciugare. Chiudi gli occhi. Buon compleanno, cara. Ma che meraviglia, non vedo l'ora di mangiarlo. Ok, credo sia tutto pronto. Sei pronta? Adesso, Speedy, faremo una gara di velocità. Si parte, preparati. Pronti, partenza e... via! Woo! È stato facilissimo. Prova a prendermi. Forza, Speedy, più veloce. Oh, mi gira la testa. Speedy. Oh no, ho perso. Tutto bene, tesoruccio? Mi sono fatta male. Ci pensa la mamma adesso. Ho un cerotto. Oh, che male. Mamma, non mi piace, è noioso. Oh, e come posso fartelo piacere? Ho trovato! Vieni qui, Speedy. Come dici? Ma sai che è un'ottima idea? Ecco come rendere più carini i cerotti. Disegniamo una figura a penna. Può essere un personaggio o un animaletto. Poi coloriamo il disegno. Proprio carino! Ha un'aria familiare. E guarda che cosa ho qui! Riproviamoci. Che ne pensi adesso, cara? Wow, mamma, lo adoro! Adesso ho cerotti per tutte le occasioni. Sono bellissimi. Sì, però sta più attenta, ok? Magari non sfidare più sfidi. Oh, va messo in forno. Ciao, mamma! Ciao, piccola, preparo dei dolci. Guarda che bel disegno! È un pesce. Vedi, sta nuotando. Carinissimo, tesoro. Oh no no, giù le mani dai dolci. Mamma, soltanto uno. Non devo neanche usare le mani. Ashley, basta. Non è giusto, voglio un dolce. Basta così, signorina. Vieni con me. Lavati subito le mani. No, voglio un dolce. Smettila e vieni qui. Non mi piace per niente. Dopo voglio un dolce, però. Contenta? Vedi, mi sto lavando le mani. Proprio come mi hai detto di fare. Un altro po' di sapone. Non è divertente, Ashley. Ma come? Mi sto pulendo dal colore. Posso farlo tutto il giorno. E io posso stare qui tutto il giorno. Ah, è così? Allora, tadan, fatto. No, così non va bene. Calmati e fai un bel respiro. Che posso fare? Ah, ci sono! Ho avuto un'idea. Prendiamo degli stampi. Mettiamo un giocattolo in ogni stampo. Poi mettiamo del sapone in un pentolino e lo versiamo negli stampi. Bisogna ricoprire tutti i giocattoli. Riempiamo col sapone tutti gli stampi e lo lasciamo asciugare. Rimuoviamo il sapone dagli stampi e adesso lavarsi le mani sarà molto più divertente. Ashley, vuoi questo giocattolo? Per averlo dovrai lavarti bene le mani. Oh wow, voglio quel giocattolo! Funziona! Quasi fatto, mamma!
Ho le mani pulitissime. Brava la mia bambina. E adesso assaggiamo i dolci. Davvero, sì! Adoro questo gioco. Ma che succede? Lo schermo è nero. Batteria scarica, no! Mamma, mi serve il tuo aiuto. Qualcosa non va, cara? Ho il telefono scarico e non ho il caricabatterie. Perché deve succedere proprio a me? Calmati, tesoro, va tutto bene. E forse ho qualcosa nella borsa. Vuoi delle caramelle? Buone! Un'altra? Quella era l'ultima. La vita è ingiusta! Ma guarda che cosa ho trovato! Mamma, non sono un gatto! Ma che ho fatto di male? Vediamo che cosa trovo. Se vuoi posso darti dei soldi. Oh, ho fatto un aeroplanino di carta. Ashley, erano gli ultimi soldi che avevo. Peccato, mamma. Reggi questo. Ma che ha questo coso? Ashley, fermati! Questo cos'è? Ashley, per favore, sto cercando di capire. Ah, sarà divertente. La paziente è pronta. Cos'è stato? Sto facendo un disegnino, mamma. Non so come calmarla. Oh, forse lo so. Ho un'idea. Poggiamo il telefono su un tavolo. Poi mettiamoci sopra della carta colorata e un pezzetto di plastica trasparente. Mettiamo un po' di colla nella plastica. Su tutta la superficie così. Sigilliamola per non fare uscire la colla. E sarà come una lavagnetta magica. Un gran passatempo. Oh, che divertente! Fammi vedere. Vuoi provare? Hai ragione, è proprio divertente. Wow, lo adoro! Grazie, mamma! Ah, finalmente posso rilassarmi. Questo giocattolo è così elastico. Ho fatto un cerchio. Ehi, quello cos'è? Un lecca-lecca. È il mio giorno fortunato. Mio! Ridammelo! No, è mio! L'ho trovato io! Quasi! No, guarda che hai fatto! Preso! Puoi tenertelo! Tutto sporco, il mio lecca-lecca! Ed è tutta colpa tua! Che succede, ragazzo? Ava ha rovinato il lecca-lecca! Tutto qui? Fate vedere! È tutta colpa sua! Ci penso io! Ah, questo fa il caso mio, sì! Ho qualcosina per voi, ragazze! Che cos'è? È un porta-lecca-lecca! Così non si sporcherà. Uno per te e uno per Ava. Wow, ma è geniale! Lo poggio qui intanto. Ah, funziona! Ashley, vedi? Sta sul pavimento senza sporcarsi. Lo so, è un'idea grandiosa. Sono contenta che vi piaccia. La ciotola delle caramelle è vuota, devo riempirla. Ma soprattutto, devo nasconderle da Ashley. Qui sopra sarà al sicuro. Non ci arriverà mai. Questo lo dici tu. È andata via, adesso mai più. Oh, non ci arrivo. Devo inventarmi qualcosa. Ci sono, salirò su questo sgabello. Ci sono quasi! Presa! Oh no! Oh no! Che male! Ma almeno ho le caramelle! Ne valeva la pena! Che pensavi di fare? Oh, ciao mamma! Combini sempre guai, Ashley! Vediamo come posso nascondere le caramelle!
Forse ci sono. Ashley detesta le verdure. Ma sì, ho un'idea. Svuoto questa busta di verdure e la riempio di caramelle. Ashley non guarderà mai qui. Che bel pomodoro succoso. Andrà benissimo nell'insalata. Oh, ciao Ashley. Oh, è vuota. Dove sono le caramelle? Non preferisci delle buone verdure? Scherzi, vero? Ci ho provato. Mi merito un po' di cioccolata. Che bontà. Serve dell'inchiostro fresco. Questo sembra perfetto. Falsolletico, devo concentrarmi. Ehi, che stai facendo? È un tatuaggio, sei impazzita? Ah? Questa roba vecchia. Adesso viene via subito. No, non sarò più cool. Non mi importa. Non è giusto. Qual è il problema? Volevo un tatuaggio, ma... Oh, smettila di piangere. Facciamo così. Te lo porti sempre in giro, quel coso? Non ti muovere, non voglio incidenti, non più. Wow, sei fantastica! Però è incredibile che hai una moto, ma che paura quando la polizia ci inseguiva e quando abbiamo scavalcato quelle macchine! Vuoi stare zitta? È stato fighissimo! Puoi venire a prendermi a scuola tutti i giorni? È ora di rilassarsi un po'. Pensavo che potremmo stare insieme. Non penso proprio, ragazzina. Ok, ti lascio in pace. Tanto non mi farai sentire in colpa. Suppongo che dovrei tenerla d'occhio. Ricordati, tengo d'occhio. Che noia. Non succede niente di niente. Ho di meglio da fare. Tenomindi, indosso giacche di pelle. Il mio unicorno, non ci gioco da un po'. È veramente in alto. Forza! Ci sono quasi! Stavolta ti prendo! Devo saltare molto in alto! Ah, preso! Oh, oh, no! Ah, che succede? Boh, che sarà mai? Cosa è successo? Oh, devo sollevare questo coso! Ce l'ho fatta! Ne è valsa la pena! Un attimo! Ma che cos'è quello? Non ricordavo quella luce! Penso che dovremmo indagare! Oddio, non ci credo! Ecco fatto! Dovrei dare una pulita in questa stanza! C'ero quasi fatta! No! Un ragno enorme e peloso! Ah, sparisci! Oh, la mia testa! Rinfrescante! Oh, che male! Non finisce qui il ragno! Vabbè, almeno ho preso! Oh, non è possibile! Ehi, datti una calmata! Mi rovini l'atmosfera! Oh? Ma che sta facendo? Perché deve rovinare tutto quanto? Meglio che vada a controllarla! Ce n'è sempre una nuova con quella mocciosa! Fa così male! Perché tutto questo piagnisteo? Ho battuto il dito e la testa! Sto impazzendo per il dolore! Tutto qui? Tieni, prendi un cerotto! Ti farà sentire meglio! Contenta? Ah, non proprio. È stato traumatico. Ok, tieni questa bibita. Grazie. Funziona sempre. Aspetta, è vuota. Mi hai ingannata. Andiamo, farai tardi? Non voglio andare a scuola. E invece ci vai, sei così carina. Non farlo, ti prego, è umiliante. No, la sciarpa no. Non vorrei prendere un raffreddore? Mi sembra un po' troppo. Oh, penso che vada bene, a più tardi. Mi manchi già. Anche tu. Ah, c'è un sole cocente. Questa non mi serve. Sto già sudando. Che cosa aveva in testa Mindy? Ciao Sunny. Non crederai a che cosa mi è successo. Meglio che faccia la spesa. Oh, ma quella... è la sciarpa di Wendy! Avrà tanto freddo! Brr, non mi sento più la faccia! Non posso permetterlo! Sto arrivando! Eccoti! Non preoccuparti, questa ti scalderà! La conosci? Ci è mancato poco! Non toglierla!
Perché l'hai fatto? Sei buffissima, conciata così. Questa è una vera umiliazione. Quali scarpe dovrei mettermi? Queste si combinano alla grande col mio outfit. Sto proprio bene. Prendo lo zaino e sono pronta ad andare. Sorpresa! Da quanto tempo sei qui? Che cosa ti sei messa? Sto per uscire con le amiche. Una serata tra ragazze, capito? E sei vestita così? Non credo che vada bene. Cosa c'è che non va? Non ti sei messa le calze? Cosa? No! Mettile! Rovinerai il divertimento! Sei così alla moda! Oh, Wendy, aspetta! Oh, ci sono Lily e Mandy! Non posso farmi vedere con queste calze, devo togliermele! Oh, questo bidone si trova nel posto giusto! Ehi, ce l'hai fatta, andiamo! Wendy, aspetta! Non può essere! Si è tolta le calze! Devo riscaldarmi! Povera piccola, devo correre! Scusate! Che stai facendo qui? Stai rovinando la mia serata? Che imbarazzo! Le metto io! Dobbiamo tenere al caldo i piedini! Puoi tenerti i biscotti! Che cos'è appena successo? Guarda quelle calze! Volete biscotti? Non direi mai di no! Devo fare silenzio. C'è un party notturno e Mindy non deve sentirmi. Finora tutto bene. Oh, ce l'ho fatta! Ma che... Ciao, vai da qualche parte? Vado solo a vedere le stelle. Fa freddino stanotte? No, sono a posto, credimi. No, devi coprirti bene. L'ho cucito io con le mie mani. Certo, naturalmente. Ti sta d'incanto. Basta, non voglio cappelli o calze o sciarpe. Non sono una bambina, capito? Figo, piovono cappelli. Ah, puoi tenertelo. Me ne vado. Non c'era bisogno di gridare. Ed ecco le cascate del Niagara. Ora mi sento in colpa. Va bene, va bene. Mi dispiace, non volevo essere scortese. Lo dici tanto per dire. Che comfort, come sono elegante. Ups. Non posso riprendermelo. Aspetta. Facevo solo del mio meglio io. So cosa fare. Taglio la manica della mia felpa. E ora ci faccio un nodo. In questo modo qui. È un cappello fai da te. Questo è per te. Oh? Siamo gemelle di cappello, vedi? Dici davvero? Adesso devo andare. Divertiti. In fondo è una brava ragazzina. Amo il cioccolato, che cos'altro mi serve? Ah, la crema al cioccolato assolutamente. Oh, ciao. Non mangerai mica quella robaccia, vero? È spazzatura. Ma sono buonissimi. Tieni, mangia una carota. Puoi anche tenertela. Preferisco la spazzatura. Non sai che ti perdi. Cosa mi guardo? Oh, sembra interessante. Adoro questo show. Quella non è una dieta salutare. Come fa a mangiare quella roba? Forse Wendy preferirebbe una mela? Posso aiutarti? Wow, questa mela è stupenda! Che strana situazione. È così croccante. Certo. Davvero, è così succosa. Beh, il resto lo mangio io. Che bello vedervi, ragazze. Guarda che cosa ho qui. Wendy adora le arance. Indovina chi sono. Cavolo, smettila. Che cosa ci fai qui? Pensavo avresti apprezzato. E tu che vuoi? Chi è questa? La smetti di fare così. Andiamo via, ragazze. Penso a tutte le vitamine che stai perdendo. Oh, i giovani d'oggi. Ti ho preparato una cosa speciale, provalo. Quella roba dovrebbe mettere appetito? Seriamente? Ma che fai? L'ho preparato apposta per te! Deve pure esserci una soluzione. Sei più interessata a quel giocattolo, davvero? In effetti è colorato.
Aspetta un attimo, ho un'idea. So come convincere Wendy a mangiarlo. Mi serve un piatto vuoto. Sistemo i pomodori attorno al bordo del piatto. E ora vai con le carote. Queste vanno sotto i pomodori. Le sistemo in un semicerchio. Poi del mais e dei piselli. Sarà un piatto meraviglioso. Sembra un arcobaleno. E il tocco finale è il riso. Lo mangerei io. Wendy! Così va meglio, vero? È così bello! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Sapevo avrebbe funzionato! Puoi prepararlo ancora, sì! Ecco la paperella! Splash! Ciao tesoro, tutto ok? Ciao mamma, sì, mi diverto un sacco! Vero che ci divertiamo? Che combini, paperella! Tuffiamoci sott'acqua! Woo! Sono una grande nuotatrice, potrei fare la piratessa! Sì, signor capitano! Chissà che sapore ha. Ok, pessima idea. Paperella, dove sei? Come mi diverto! Woo! Oh, che schifo, puzzo! Forse dovrei lavarmi. Devo usare la saponetta. Ma com'è scivolosa! Oh, dove è andata? Devo ritrovarla. Wow, la vasca è profonda! Meno male che so trattenere il respiro. Deve essere qui da qualche parte. Ci sono solo un sacco di conchiglie. Non vedo la saponetta. Sarà qui sotto? No. Forse sotto questa conchiglia? Ah ah, trovata! Pensavi di nasconderti, eh? Ora posso tornare in superficie. Ce l'ho fatta, lo sapevo! Oh, ma dai, ce l'hai con me? Mamma! Che succede, cara? Mi è scivolata la saponetta! Non c'è motivo di agitarsi, ora ti mostro un trucchetto. Ci servirà solo questo piattino. Facciamole fare una nuotata! Come farai a trovarla? L'hai trovata, incredibile! Straordinario! Grazie, mamma! Forse farei prima a fare una doccia. Ehi, mamma! Ciao, cara! Non far caso a me, mi faccio gli affari miei! Mi voglio mettere comoda! Ah, così ci siamo! Oh, ma che hai mangiato? Ah, ciao! Mai sentita una puzza così tremenda! Mi serve un po' d'aria! Come va, mamma? Leggi qualcosa di interessante? Cosa... che stai facendo? Non è ovvio! Mi viene da vomitare! Ehi, è la natura! Aspetta, so che fa schifo ma ti abituerai. Non si può andare avanti così, non puoi farla dove ti pare. Sì che posso, visto facile. Sto cercando di concentrarmi. La la la, col mio puppet mi tengo impegnata. Basta, sei grande ormai. Devi usare il bagno da grandi. No, fa schifo. Non discutere. Deve esserci qualche soluzione. Forse ci sono. Ecco la risposta ai miei problemi. Devo solo togliere le palline dal poppit e poi le incollo alla tazza. Così. Molto colorato. Metto dei poppit intorno alla base del water. Sarà un bel pavimento morbido. Così Wendy non farà storie. Sarà comoda e contenta. Ecco, ho finito. Ehi Wendy, guarda qui. Che cos'è? Wow, bellissimo! L'hai fatto tu con i poppit! Ma che meraviglia! Ok, mi hai convinta. Adoro sedermi in bagno adesso. Grazie, mamma! Questo non mi serve più. E io non dovrò più sopportare certi odori. È ora di andare a nanna, Wendy. Sogni d'oro. Ok, mamma. Ho un tale sonno. La giornata è stata lunga. Ehi! Ma che cos'è? Ho sentito un rumore. C'è un mostro sotto il letto, vero? No, non c'è niente. Il mostro sarà in vacanza. La torcia non mi serve allora. La metto sotto al cuscino. Finalmente posso dormire un po'. Ho tanto sonno. Ah, devo andare in bagno proprio quando mi ero messa comoda. Ma quando scappa, scappa. Speriamo non ci voglia molto. Com'è inquietante il bagno. Mi starò immaginando tutto. Ah? Ti stavo aspettando. Ah! Oh no, il mostro del bagno.
È stato solo un brutto sogno, vero? Ma devo esserne sicura. Questi mostri sono astuti. E devo davvero andare in bagno? Va bene, posso farcela. Era solo un sogno. Il mostro del bagno non esiste. O forse sì. Accendo la luce per sicurezza. Ehi là, c'è nessuno. Ok, forza e coraggio. Puoi farcela. Fin qui tutto bene. Non sembra ci sia niente di pauroso. Posso rilassarmi, ma non troppo. Devo restare in guardia. Oh, che succede? Mamma, sei tu? Stai indietro, conosco il karate. Oh no, la torcia, si sta spegnendo la luce. Proprio adesso doveva succedere, mamma! Che succede? In bagno c'era un mostro. Un mostro in bagno? Era paurosissimo. Lascia fare a me, so come rimediare. Metterò questo cosetto appeso al water. Ecco, così. Illuminerà il bagno. Prova adesso. Non andartene, eh? Ehi, niente male. Fa venire voglia di ballare. Non ho più paura adesso. Il mostro del bagno, davvero? Wendy tra poco si sveglierà. Devo farle la colazione e so cosa prepararle. Cereali. Proprio la cosa giusta. Le adora, le piacciono tantissimo. Devo aggiungere il latte, altrimenti saranno troppo secchi. Anche se li mangerebbe lo stesso. Fatto, a Wendy piace con tanto latte, più ne metto meglio è. Ecco, basta così, giusto in tempo. Ciao, che stai facendo? Ciao, dormigliona, la tua colazione. Wow, cereali! Che profumino, ho una fame. Ho tutto quello che mi occorre. Ho l'acquolina in bocca. Croccanti, ne voglio ancora. Potrei mangiarli tutto il giorno. Ma non era mai successo prima. Ho finito la colazione, immagino. Vuoi qualcosa da mangiare, bambolina? Ecco un bel hamburger. Ups! Dov'è finita? Deve essere qui sotto. Solo ancora un po'. C'è un solo modo per farcela. Dovrebbe essere facile. Oh sì, ci sono quasi! Essere super forte è un bel vantaggio. Trovata! Pensavo di averti persa. Che avventura, eh? Sei tutta impolverata. Ti sistemo i capelli. Oh oh, così non va bene. È già mattina, che bella dormita. Ne avevo bisogno. Beh, mica posso poltrire tutto il giorno, ho delle cose da fare. Meglio prepararmi. Mi vesto velocemente. I miei muscoli sono in gran forma oggi. Cosa indosserò? Wow, beh, rimedio dopo. Speriamo che mamma non veda. Oh, bella questa gonna. La mia pelle è morbidissima, tutti i supereroi devono prendersi cura dell'aspetto. Buongiorno, mamma. Giorno. Non sono molto mattiniera. Devo lavarmi i denti. Ecco il mio spazzolino. Presto avrò l'alito profumato. Premo ancora un po'. No, non farlo, fermati! No! Oh, sapevo che sarebbe successo. Forse ho premuto troppo forte. È la quarta volta questa settimana. Possibile che succeda sempre? Non ti preoccupare. Ecco, usa questo. Wow, che cos'è? Si attacca alla parete. Poi prendiamo un tubetto di dentifricio. Lo mettiamo qui sopra. Ok, ci siamo. Sei pronta? Facciamolo. Metto lo spazzolino qui, giusto? Wow, visto che roba! Guarda, mamma, ce l'ho fatta! Brava, bambina. Finisci di prepararti. È ora di mettersi al lavoro, solletico. Mamma, aiuto! Che succede, piccola? C'è un mostro sotto al letto. Fa qualcosa. Mia cara, i mostri non esistono. Era solo un brutto sogno. Va tutto bene, rimettiti a dormire. Mamma, il mostro mi faceva il solletico ai piedi. Non esistono i mostri, ma ok. Così non va. Devo fare qualcosa. Ci sono, ecco che cosa usare. Sembra un morbidissimo unicorno, ma può diventare un comodo sacco a pelo. Che ne dici, Sammy?
Fantastico, mamma, molto meglio. Allora riproviamo solletico. Oh no, dai! Adoro cucinare. Perché non aiuti tua sorella? Metti il grembiule. Devo proprio? Sarà divertente? Sì, come no. Ok, facciamolo. Ecco, fai così con l'impasto. Ah, ho capito. Niente male, ora ti serve il mattarello. Mi aiuterà a scaricare la tensione. Questa parte mi piace. Così, vero? Preparare i dolci è facile. Oh, qualcosa non va. Luna, abbiamo un problema. Io quello non lo mangio. Fa qualcosa. Va bene, rimediamo. Sta più attenta a quello che fai. Ma è stato un incidente, tutta colpa dei capelli. Bel problema. Sono proprio lunghi. Puoi farci qualcosa? Beh, non so, forse sì. Bisogna accorciarli un po'. No! Allora serve un piano B. Non ti muovere. Pensavo avrebbe funzionato, aspetta. Ci sarà qualcosa che possiamo usare. No, quello no. Oh, ecco che cosa andrà bene. Ok, sistemiamo i capelli. Oh, ottima idea, procedi. Infilo i capelli nella macchina. Wow! Ecco, per tutta la lunghezza. In questo modo avrai una specie di treccia. Wow, fantastico, vai così. Mi piace un sacco. Risultato fantastico. I capelli così non finiranno nell'impasto. Procediamo col dolce. Mano al mattarello. Oh oh! Luna, mi serve di nuovo il tuo aiuto. Ecco perché non cucino. Wow, che roba! Sono bellissimi! Mamma, guarda! Che c'è, tesoro? Oh, un fenicottero. Ne voglio uno! Posso avere un fenicottero, ti prego? Non avrai alcun fenicottero. No, ma non è giusto! Non ho mai cose carine! Cambiamo canale! Oh, guarda qui, dei tenerissimi gattini! Vuoi un gattino? No, voglio un fenicottero! Sapevo che l'avresti detto! Oh, un cane! Tutti amano i cani! Non vorresti un cagnolino? Ehi, che dici? Ne ho già uno! Dal telecomando, su! Va bene, tieni! Voglio guardare i fenicotteri. Sono così buffi. Comprami un fenicottero. Ma dove lo mettiamo poi? E cosa mangiano? Un momento. Non ha parlato di un vero fenicottero? Ecco la soluzione. Basterà una telefonata. E salve, vorrei fare un ordine. Certo, seduta stante, che velocità. Ehi Sunny, guarda qui. Oh, una scatola, wow! Ma no, devi guardare quello che c'è dentro. Ti piacerà, vedrai. Adoro le sorprese. Avrei dovuto pensarci prima. Un fenicottero giocattolo. Non capisco, che dovrei farci? Ora te lo mostro. Questo piccoletto ha una gran fame. Dobbiamo dargli da mangiare. Gli piacciono i semini. Ecco, ora glieli faremo mangiare. Mettilo sul water. Guarda, mamma, sta mangiando! Già, è carino, vero? Sì! E guarda adesso! Ma dai, fa anche la cacca! Dobbiamo lasciarlo solo, magari? Ma no, non preoccuparti. Incredibile! Ha quasi finito. Meno male. Ciao, Sunny, che fai di bello? Ancora un po'? Che succede? Sunny, mi hai sentita? Ciao, mamma! Ah, ma che hai fatto? Hai deciso di unirti a un circo? Vieni qui, ripuliamo questo disastro! Prendi il sapone e strofina. Ma devo proprio? Mi piace il mio make-up. Ok, va bene.
ma non mi piace per niente. Visto? Fatto. Ups. Wow, che presa! L'hai visto, sì? Oh, torna qui, sapone. Ma che... Dove sta andando? Ups. Oh beh, ci vediamo. Non così in fretta. Fammi pensare. Ho un'idea. Ecco che cosa possiamo usare. Rimuovo il tappo, riempio il contenitore col sapone liquido, così andrà bene. Riavvito il tappo. Pronto all'uso adesso. Provalo, Sunny. Davvero? Wow! Ecco qui. Wow, mi ha dato del sapone! Divertente! Brava, bambina, pulisci bene la faccia, non lasciarne tracce. Così va molto meglio, non ti serve il make-up. Ah, questo cos'è? Gli umani hanno lasciato un tesoro. Che bello! Oh, dove è andato? Niente di meglio dello shopping, anche se la carta di credito non approva. Ma c'erano così tante cose che volevo, ne è valsa la pena. Oh, ciao! Sono i miei regali di compleanno? I tuoi che? Oh no! Non me ne sono dimenticata! Devo trovare qualcosa da regalarle! Incredibile, ma come ho fatto? Non posso darle le mie scarpe! Oh wow! Che cosa sarà? No, no, questo è per la mamma. Ti sei dimenticata! No, io! Un attimo, forse ho un'idea. Devo mettermi al lavoro? Serve soltanto un po' di creatività. Prendo questo coperchio e ci disegno due occhietti. Così. Adesso li coloro. Niente male, eh? Adesso disegno il naso e la bocca. Poi ritaglio un foro nella bocca. Sunny sarà felicissima. Sono così arrabbiata. Guarda che cosa ho qui. Una scatola? È uno scherzo? Ma no. Metti i dolcetti qui sul coperchio. Prova a centrare il foro. Oh, è un gioco. Adesso provo, mamma. Sai, mi piace, mi diverto un sacco. E io ho delle bellissime scarpe, sì. Oh, e anche questa bella sciarpa. Allora, ricorda di ascoltare sempre la maestra e tenere sempre le cose nello zaino. Oh, un'altra cosa, tesoro. Eccoti un astuccio nuovo e un regalino per te. Ti voglio bene, divertiti a scuola. Oh, uno studente, ma aspetta, che cosa abbiamo qui? Eh no, conosci le regole. Niente merendine in classe. Dallo a me subito! E adesso fuori! Mamma, la maestra mi ha sgridato! E mi ha preso la merendina! Oh, è così, eh? Ora vedremo chi si crede di essere. Tranquillo, tesorino. La mamma sistemerà tutto. Vediamo come posso risolvere. Cominciamo sciogliendo questi cioccolatini. Ora devo aspirarne un po' nella siringa. Poi mi servirà una bella cannuccia che andrò a riempire di cioccolata fusa. Agitiamo un po' per distribuire bene il tutto e una volta asciutta dobbiamo estrarre la cioccolata. La mettiamo nell'involucro vuoto di un pastello ed ecco a te, piccolino! Su, non piangere. Questi sono per te. Ma quelli sono solo pastelli! Tu dici? Se guardi bene nascondono una dolcissima sorpresa. Wow, sei la mamma migliore del mondo! Lo so,
Eccoti l'astuccio e adesso corri in classe, tesoro. Di nuovo tu? Devo perquisirti questa volta. Vediamo più da vicino. Bene, bene. Nient'altro che pastelli. Puoi entrare, va pure. Oh, il mio piccolo ometto! Adoro il mio camioncino! Sì, sì, e poi senti che cosa ha detto lei, non ci crederai? È il mio giocattolo preferito, puoi metterci dentro tante cose! E pensa, poi lei ha fatto finta di non sentire! Oh, guarda! Una tigre! Ma sì, lo so, tanto dramma per niente! Oh? Cos'è stato? No! Il mio adorato camioncino! Ups! Devo andare, ci sentiamo dopo! Mamma, hai rotto il mio camioncino preferito! Oh, dai su, non piangere! Lascia fare a me! Basta prendere un po' di questi snack colorati! Poi basterà un po' d'acqua e li premiamo insieme! Facendo così, l'acqua fungerà da collante! Niente male, eh? Aggiungiamo anche questo a tutti gli altri. Guarda, tesoro, ho qualcosa per te. Wow, è un camioncino nuovo! Brum! È anche meglio dell'altro, è fatto di snack! Oh no! Che cosa ho combinato? Sono in un mare di guai! Ma forse so cosa fare. Ecco la mamma, speriamo non noti niente. Oh? C'è qualcosa di diverso sul tavolo? Ma fa niente. Non se ne accorta, sì! Non capisco proprio questi giocattoli. Oh, questo si allunga! Papà, che stai facendo? Ehi, è una bibita quella? Conosci le regole, dalla a me! Uffa, papà, sei cattivo! Piano con le parole! Senti, hai un bicchiere, perché non bevi un po' d'acqua? L'acqua al posto della bibita! Nemmeno ci arrivo per fare uscire l'acqua! Non è giusto, non si può! Ho tanta sete, mi hai rubato la bibita! Oh, davvero? Non riesci a prendere l'acqua? Mm. Non piangere, tesoro, questo è della tua misura, vedi? Smetti di piangere e prova! Ma quindi questo è per me? Bellissimo! Adoro le cose tutte per me! Mi serve anche un bicchierino! Ed ecco l'acqua che scende! Adesso bevo l'acqua dal mio bicchierino! Visto? Papà pensa sempre a tutto e l'acqua ti fa bene? È che proprio non capisco a che servano questi giocattoli! Se n'è andato! Ed ecco la bibita! Adesso la verserò in questa bottiglia! Sembra proprio acqua! Ecco, è pronta! Adesso posso riempire il bicchierino. Mmm, che buona! Altro che acqua! Tesoro, mi spieghi a che servono questi, eh? Bravo, tesoruccio, continua a giocare. Buoni gli orsetti gommosi, i miei preferiti. Oh, il mio Puppet si è rotto, mamma! Va tutto bene, prendine un altro e gioca con quello. Benissimo, la mia cena è pronta. Oh, chissà chi sta chiamando. Pronto? Oh, ciao, hai guardato la puntata ieri? Sì, davvero, come ha fatto a scegliere lei? Oh, devo riscaldarmi il piatto. Per fortuna ho il microonde. Sì, lo so. Adesso aspettiamo la prossima puntata, allora. Mamma, dove sono i miei orsetti gommosi? Non voglio mangiare la tua cena! Oh no! Ho messo nel microonde il piatto sbagliato! I miei orsetti! Oh no, sono tutti squagliati! Tutto un pasticcio di gomma! Me li hai rovinati, i miei orsetti!
Aspetta, tranquillo, so io come risolvere. Basterà metterci sotto un piatto e aggiungere degli stecchini così. Li mettiamo tutti intorno. Con un po' di lavoro e pazienza usciranno dei capolavori. Tesoro, non piangere, assaggia questo. Wow, un lecca lecca! Buonissimo, proprio come i miei orsetti! Grazie, mamma, sei la migliore! Ah, quanto mi diverto con i Pop-It! Sempre con quei Pop-It, davvero? Tesoro, devi lavarti i denti! Forza, eccoti spazzolino e dentifricio! No, detesto lavarmi i denti! Devi farlo! Su, lavati i denti! Non farmelo ripetere ancora, è importante! No, non lo faccio! Io lo odio! Non puoi costringermi! Voglio giocare! Sei veramente impossibile a volte! Non posso costringerti, dici? Vedremo! Questo lo prendo io! Basterà riempire il Pop-It con un po' di dentifricio. Un pochino in ogni spazio, così. Ecco qui! Adesso serve il bicarbonato. Ne spargiamo un po' sul Pop-It e sul dentifricio. Fatto! Si comincia! Basta piangere, piccolo. Ecco il tuo Pop-It. Sì! È di nuovo mio! Pop! Vediamo se il piano funziona. Oh! Mi è andato dritto in bocca! Mamma, che cosa ho in bocca? Dentifricio! E adesso sì che dovrai lavarti i denti! Non è giusto, mamma! Mi hai imbrogliato! Ragazzi, che fatica! Tesoro, forse stai un po' esagerando, sai? E va bene, resta pure lì mentre mi alleno. Oh, la mia forza non è più quella di una volta! Sì, papà, reggimi il Pop-It! 7... 8... Questo esercizio è già duro senza il tuo peso, tesoro! Ha, come mi diverto! Continua, papà! Ancora! Ancora! Oh, quanto è difficile! Oh, per oggi basta! Tesoro, hai reso l'allenamento interessante, sì! Aspetta, ho un'idea! Ecco, magari vuoi essere il mio zainetto? Sì, sono uno zaino! Divertente! Ecco, tienilo così per qualche minuto. Grazie, dottoressa. Sembrava doloroso. Siediti, prego. Ho una tale paura degli aghi. Stringi il pugno e faremo in un baleno. Quale ago userò stavolta? Ho l'imbarazzo della scelta. Ecco quale, mi piace un sacco questo. Dunque, dov'è la medicina? Sta scherzando, vero? Non posso guardare. Questo sì che farà male. Ci vada piano, la prego. Ha finito. Tutto fatto, visto, non è stato... Oh? Perché porti il camice? Che mi è successo? Sono la tirocinante, ma come? Non guardare me. Aspetta. Forse ho capito cos'è successo. Ho usato l'ago sbagliato. Ups. Sul serio? È una figata. Wow! Ho una pessima sensazione. Ok, l'ultimo timbro. Ah, finalmente ho finito con le scartoffie. Che giornata, mi serve una pausa. È il momento di guardare il mio canale preferito. Quanto mi piace, è così divertente. Questo tizio mi fa svellicare. Altre scartoffie per te, divertiti. Le voglio fatte entro la fine della giornata. Ma che cattiva. Ci vorrà un'eternità. Devo darle una bella lezione. Adesso mi divertirò come si deve. Fate largo ai campioni? Ah, chi mi telefona proprio adesso? Sì, pronto? No, i risultati non ci sono ancora. Eccoti qui, devo essere furtiva. Probabilmente è solo mal di testa. Ci sono quasi. Le leggo i lacci delle scarpe. Come? Sono un medico, so di che cosa parlo. Comincia lo spettacolo. Sì, mamma, come vuoi, ciao. Oh, oh, che succede? Cado! No! Oh, che cosa ho combinato?
Qualcuno dovrebbe dare una bella pulita. Prepariamoci per l'intervento. Questo è un paziente molto interessante, ma per me non sarà un problema. Sono straordinaria nel mio lavoro. Mi lavo bene le mani. Ci siamo. Adesso ti faccio vedere io. Comincio sbottonando il camice di Cheryl. Sono un genio del male. Ah? Eh? Che succede? Chi è stato? Beh, non c'è nessuno. Ma dov'è il mio camice? L'avevo messo proprio qui. Qualcuno mi sta prendendo in giro o cosa? Non ho tempo per certi giochetti. Mi asciugo le mani e vado subito in sala operatoria. Ci sei cascata? Sei così immatura. Dai, era divertente. Ok, cominciamo. Bisturi. Pratico la prima incisione. Bisogna che sia molto precisa. Come butta? Boh! Esci subito dalla sala operatoria. Che faccia che hai fatto! Grazie per avermi retto il gioco. Piacere mio, è stato uno spasso. Finalmente queste 24 ore sono finite. Non la sopporto proprio. Oh. Va tutto bene, Cheryl. Calmati, respira a fondo. Un po' di rossetto mi tirerà su. Adoro questo colore. Un momento. Mi è venuta un'idea. Forse so come fargliela pagare. Mi serve soltanto questa siringa. Finalmente è l'ora della mia vendetta. Comincio tagliando via le estremità. Questo posso metterlo da parte. Poi rimetto lo stantuffo al suo posto. E adesso sotto col mio rossetto lo metterò qui sui lati della siringa. Devo fare tutto con precisione. Ora mi serve una pellicola trasparente. Metto della colla rossa al centro del nastro, una bella dose. Poi ci premo dentro la siringa. Ora devo solo aspettare che si sistemi. Ho fatto anche queste due gocce di colla. Le coloro facendole aderire alla pellicola così. Tutto intorno alla siringa. Perfetto. Non male davvero. Proprio come l'avevo in mente. Adesso passiamo alla prossima fase del piano. Devo chiamare qui Ashley. Ashley? Ehi, Cheryl. Mi cercavi? Che cosa... Sono... caduta. Oh mio Dio! Mai! Hai una... Tu! Ti prego, fai qualcosa! Aiutami, Ashley! Sto per... svenire! C'è cascata in pieno! Questa sì che è una vendetta! Con me non si scherza! Oh sì, continuiamo così! Sarà il mio capolavoro! Ups, devo scappare! Che stava combinando quello lì? Quanto non sopporto i tirocinanti. Ashley, devi portare questi giù in laboratorio. Sta sempre a dormire. In quello sì che è una vera professionista, diamole una svegliata. È per te, Ashley. Oh, che chiasso, pronto? Chi parla? Ma sei tu. Ti avevo avvertita, non si dorme al lavoro. Che è successo qui? Di che stai parlando? Da dove sono arrivati tutti questi cerotti? Non fa niente, ora li tolgo. Wow, si sono incollati per bene. Dammi solo un minuto. Non si toglie. Devo sempre fare tutto io? Oh, il mio braccio, perché l'hai fatto? È stato così doloroso. Guarda qui, mi è anche rimasto il segno. Sbarazzatene, basta, e manda questi in laboratorio, su. Ok, ci puoi contare. Ecco qui. Sarà come farsi la ceretta. Un movimento rapido e deciso. Non me ne vado. Togliti! È il massimo che sai fare? Oh, quasi, dai. Oh, non si toglie. Ehi, come andiamo? Sto solo annaffiando le piante. Già, e stai annaffiando anche me. Un attimo, ho avuto un'idea. Stai bene, tesoro? Forse so come sbarazzarmi dei cerotti. L'acqua li ammorbidirà e potrò toglierli facilmente. E senza dolore. Wow, ha funzionato! Da qui! Perfetto, con l'acqua posso bagnare i cerotti. Così dovrebbe bastare. E adesso li tolgo come niente fosse. Perché non ci ho pensato prima? Tolgo anche quelli sulla mia faccia. Ed ecco via l'ultimo. Problema risolto. Addio, stupido cerotto. Io quello non lo raccolgo. Grazie per il tuo aiuto. Oh, ho dimenticato queste lastre. Devo rimettermi al lavoro. Qualcuno chiami un'ambulanza, sto soffrendo.
può mangiare proprio niente qui. Ma nessuno mi fermerà? No, non se ne parla nemmeno, non qui. Ma che cosa le passava per la testa? Dal dentista bisogna lavorare d'ingegno? Nascosta in bella vista. Ne valeva la pena. Non vivo senza Nutella. Potrei mangiarne un barattolo. Alt! Non vedi che qui non si mangia? Addio Nutella. E devi darmi anche questo. Molla l'osso! Ma mi era rimasto solo quello. Va bene, hai vinto tu, strega. Ecco perché tutti odiano i dentisti. Ma forse ho avuto un'idea. Prendiamo la mia amata Nutella. Oh sì, quanto è deliziosa. E poi mi servirà un tubetto di dentifricio vuoto. Accomodati, ecco la tua nuova casa. Ecco qui, tubetto pieno. Adesso sigilliamo l'estremità con questa piastra per capelli. E voilà! Salve, dottore, sono prontissima. Devi imparare a lavarti bene i denti. Adesso ti spiego la tecnica corretta. Ah sì, non vedo l'ora. Questo è il dentifricio che piace a me. Devi muovere così lo spazzolino. Capito? Che buono! Ok, vediamo il risultato. Oddio! Ma che è successo? Da qua! Ma questo non è dentifricio, è Nutella! Devo scappare! Un'altra paziente è scappata via. Vabbè. In effetti è buonissima. Non c'è nessuno, è il momento giusto. Non direi proprio. Conosci le regole. Non è giusto. Guarda un po'. Ho trovato. Ok, allora, vediamo chi è il prossimo paziente. Perfetto, via libera. Si va in scena? Salve, sono il dottore, cioè il dentista. Sto andando a lavorare. Beh, ha un'area familiare. C'è nessuno qui. A quanto pare no. Il travestimento ha funzionato. Eccomi tornata me stessa. E il mio camice è pieno zeppo di merendine. Tutte buonissime! Adesso nessuno mi fermerà! Potrò abbuffarmi quanto voglio! Me le mangio una dietro l'altra! Ehi! Ridammi il mio camice! Oh, ehi! Scusi tanto! Mi farò un pisolino. E poi è stata lei a dare un fiore a lui, capisci? Striscio per non farmi notare. Giusto il tempo della merenda. Au! Dritto nell'occhio. Oh no, adesso mi scoprirà. Ehi tu, dammi quelle caramelle. È andato tutto storto a quanto pare. Ho avuto un'idea! Mi servono un panno e della colla alimentare così. Una sola goccia basterà e incollo qui la caramella. E così via! Le incollo tutte quante! Perfetto! Oh, che mal di denti! Ci vuole solo una caramella.
Altro che mal di denti. Prego, il dottore può visitarti adesso. Oh, va bene, vado. Meglio sistemarmi? Puoi rimuovere quel panno, grazie. Oh, certo, dottore. Oh, santo cielo! Ma che cos'è, varicella? Un attimo solo. Ho qualcosa che non va sul viso. Tranquilla, questo ti aiuterà subito. Stai ferma, non ti muovere. Ferma! Niente bibite né cibo qui. Vedi? Ma è la merenda! Adesso che faccio? Che cosa vedo laggiù? Ma certo, una boccia per pesci! Ho trovato! Eccoci qui! Un sacchetto pieno di Sprite! Sembra acqua! E il mio squaletto gommoso va dentro! Oh, questo! È il mio pesciolino! Oh, ma che carino! Vai pure! Grazie da parte di entrambi! Solo un attimo! Ci vuole un bel sorso! Che buona la Sprite! Ehi! Ma che stai facendo? Ah, mi sono sbagliato. Mi sarò immaginato quel rumore. Ci è mancato poco! Di nuovo quel rumore! Ma giurerei di sentire qualcuno! Oh. Stavolta la becco con le mani nel sacco! Ah! Aspetta, ma che stai facendo? No, non mangiarlo! Oh no! Ups! Mi ci vuole un altro sorso! Mi sta guardando? Forse è la mia occasione! L'ho sentito! Sentito cosa? Ti tengo d'occhio, sai? Oh, come faccio adesso? Forse se faccio piano... Eccoti, mio dolce e delizioso amico! Oh no! Colta in flagrante! Lo sapevo! Metti subito via quella roba! E adesso? Ciao, hai anche tu appuntamento dal dentista? Ah, ciao, sì. Un attimo! Mi hai salvata! Oh wow, forse le piaccio finalmente! Questo risolverà il mio problema! Un bel apparecchio finto! Ed è ora di fare merenda? Dritto in bocca! Ehi, che succede qui? Niente, è solo il mio apparecchio, vedi? Ma l'importante è che non stai mangiando. Ma certo, è solo il mio apparecchio! Dov'è la cartella di quel paziente? Ragazzi, che fame! Niente cibo! La dottoressa! Non c'è niente da vedere qui! Girati! Sto solo seguendo i suoi ordini! Vede? Non c'è niente! Le mani! Oh, certo, subito! Ma come ci è riuscita? Ci è mancato poco! Fammi vedere anche i palmi! Delle mani! Vede? Niente! Mi servono gli occhiali nuovi, accidenti. Saranno allucinazioni, forse? Va bene, entra. Oh no, mi scivola! No!
È un lecca-lecca! Esci subito di qui! Sì, prendo questo e vado. Che roba! Ce l'avevo quasi fatta! Forse la mia maglietta potrebbe aiutarmi! Ma sì, certo che funzionerà! Basta solo un po' di nastro biadesivo, così, ed ecco il lecca-lecca al suo posto. Ideona geniale, vero? Ci sta anche bene! Proviamo, adesso o mai più. Dove stai andando? Girati e fammi vedere sotto le maniche. Vede? Non c'è niente. Va bene, dai. Ha funzionato! Meno male che ho messo quella maglietta oggi.